Grazie mille a tutti di essere qua questo pomeriggio di sabato, in scontato decisamente, poi ho una prima mattina per parlare un po' più semplice. Siamo qua oggi perché questo è un pomeriggio di attività all'interno di un festival, che è il Festival Letterario. Magari non a tutti è chiaro in cosa consiste il Festival Letterario, e quello è un festival che nasce l'anno scorso in realtà, come sua prima edizione. E nasce dall'incontro di un'associazione che chiama Cuore per i Mori. Allora, i territori si spendono per appunto prendersene cura in diversi modi, ognuno con le proprie attività, e dall'incontro di queste associazioni poi nasce l'idea di fare un festival anche dei cittadini. Perché una delle problematiche era proprio il dire faccio la mia attività con i miei soci, con le persone che mi conoscono, però poi il salto quando lo faccio, quando arrivo al di fuori della cerchia. E quindi mettere insieme più realtà che anche hanno appena generazioni diverse, quindi questo è il valore che sicuramente nel festival, si è riusciti a realizzare la prima edizione l'anno scorso. Quest'anno, seconda edizione, sempre con varie attività spazio per la città, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cultura di rispetto e di prendersi cura del posto in cui si abita. E quindi, appunto, tra le varie attività c'è anche questo momento di incontro, questa conferenza che vuole cominciare, vuole partire dall'acqua, per poi parlare di tutto il resto, di tutto l'ecosistema che sta intorno. A questo proposito mi presento brevemente, io sono Giulia, faccio parte di Fuori Fuoco. Fuori Fuoco è una delle associazioni appunto aderisce a Letterario, quindi partecipa insieme a Lega Ambiente e a molte altre, siamo 12 in tutto. Fuori Fuoco cos'è? È un laboratorio di giornalismo partecipato, è nato nel 2019 e ha svolto vari approfondimenti. Il primo, con cui siamo anche allo scoperto, è stato questo workshop, un documento multimediale che abbiamo pubblicato online sul nostro sito, che racconta dello statistico del lago di Como, come funziona il passaggio della costruzione, ma non solo. Questo dal punto di vista ambientale. Il nostro workshop si chiama infatti Lago della Bilancia, perché volevamo raccontare come da giovani viviamo all'interno del nostro territorio e come lo leggiamo, quindi dal punto di vista ambientale, come farò vedere brevemente, dal punto di vista economico, quindi abbiamo parlato di questioni relative al turismo, alla possibilità di lavoro, e anche dal punto di vista sociale, quindi scoprendo che la maggior parte dei giovani di Como, dopo aver finito la città, spesso emigrano, quindi c'è una tassa di emigrazione molto elevata nel territorio, e questo sicuramente fa riflettere. Dunque, all'interno di questo lavoro abbiamo potuto conoscere varie altre realtà che appunto si impegnano sulla tematica ambientale, sociale. In particolare abbiamo conosciuto Enzo, che proprio ci ha dato delle informazioni molto utili e che ci ha consentito di approfondire nel dettaglio il tema che riguarda proprio azionista in Australia. Vi faccio vedere brevemente quello che è venuto fuori, il lavoro che abbiamo prodotto, in modo tale che possiate anche solo sapere che esiste e diffonderlo, magari leggerlo. Ecco, c'è una scroll, quindi adesso mi sa che la grafica è quella qui. Si salva. Comunque, in sostanza è un documento multimediale, si può leggere e consultare, poi comunque una parte della relazione è presente anche qua oggi e si potrà poi insomma cliccare riguardo. Adesso non lo carica, però va bene. Comunque, semplicemente su internet basta cliccare fuoco.com e da lì poi ci saranno un po' di discorsi che vogliamo fare anche oggi con Enzo, con Arianna, Alberto, che vi ringraziamo per essere qui. E cominceremo subito, direi, pulendo la domanda, Enzo, in realtà, perché ci piacciono le domande. E quindi un po' anche da quella da cui siamo partiti, da tornare insieme scrivendo il Word Doc. E la prima domanda che volevo porti, anche a me, della relazione, era come stanno sulla oggi? Come si è sviluppato tutto il processo di, insomma, cambiamento, tutto il cambiamento che è collegato sia al cambiamento climatico, sia al riscaldamento globale. Come sta oggi il nostro lago e come stanno le acque? Quindi,
lascerei la parola e poi dialoghiamo insieme. Due linee guida generali, un conto che mi renderà un relatore, ogni relatore ha solo 20 minuti, però ovviamente sono molto indicate le domande sulla carica mondiale. Alla fine poi ovviamente ci sarà un momento dedicato. Quindi lascerei la parola a Enzo, magari se cambiamo di posto. Con delle immagini. Qualche anno fa, nel 2014, è comparsa questa classifica della Post, la edizione inglese, dei dati del mondo, e di un paese di problemi, ecco qua, scusate, di Cosmo, che era in classifica. E poi, sapete meglio di me, conoscete meglio di me la cronaca quotidiana, film, dati, nelle varie location del lago, però è famoso sia per le sue bellezze ma anche per le sue contraddizioni, va? C'è quella che a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, da una parte le presentazioni, dall'altra la siccità con la grandissima spiaggia che è per il lago. Entrando nel bacino, dobbiamo pensare a te, però fanno la lunga palla, ma questo è quello che mi fanno questa premessa per dire che dobbiamo stare attenti se vogliamo che rimanga tra i vari più belli del mondo, dobbiamo però salvaguardarlo in che modo. Alcune cose dipendono da noi, altre sono un po' più ampie, sono dei fenomeni che ci sovrastano, ma anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Il problema più grosso, forse in questo periodo, è legato agli effetti dei cambiamenti climatici. Si parte dal presupposto che la temperatura sulle Alpi è aumentata di 2 gradi dal 1980 a un termine aumento dal 1970. Cosa provoca questo? Provoca una variazione del rapporto di acqua, perché i ghiacciai si sciolgono di più e non si sciolgono nel periodo stagionale che noi prima conoscevamo. Anche il problema delle nevi incide, anche queste lo scioglimento delle reti non avvengono più come una volta. La conseguenza è una siccità alternata ad eventi meteorologici di interesse concentrati nel tempo. E quindi abbiamo problemi nella quantità e portata la portata e quantità di acqua nel bacino del mondo. In particolare la portata dell'Alta aumenta in entrata d'inverno per le problematiche stagionali di cui parlavamo prima, che è bilanciata da una diminuzione in estate. E le portate dipendono sempre di più dalla pioggia, che è imprevedibile, come abbiamo visto, e meno dal scioglimento dei ghiacci e delle neve. Come si stanno scioglendo i ghiacciai legalmente, ma non solo legalmente? Perché si sente poco. Proviamo così. O senza mascherina o col promesso. Proviamo così. Il problema è che lo scioglimento dei ghiacciai è anche un tasso di alto, non solo legalmente, ovviamente, e gli istituti che si occupano di questi problemi da anni, sfondano dati, sfondano informazioni, fa riporto
l'esempio della carovana delle Alpi che da alcuni anni praticamente svolge e sta attraversando tutto l'arco alpino e si è fermata anche sulle montagne della Val Pellegrina. Qua per esempio si parla del ghiacciaio dei Forni che registra un regresso frontale di 2 km in 150 anni. Ma questo quando andiamo in montagna ormai lo vediamo tutti, non c'è bisogno di neanche di dati scientifici. Le conseguenze di questi cambiamenti. A questi effetti se ne aggiungono altri legati all'uomo, legati al modo con cui noi utilizziamo l'acqua del lago. E qua cito solo, perché si dovrebbe aprire un capitolo e una discussione lunga, cito solo il mancato coordinamento tra il controllo del bilancio idrico, tra le centrali idroelettriche che raccolgono l'acqua per produrre energia e le dighe idrogeate che si aprono, si chiudono in relazione all'irrigazione delle coltivazioni agricole della pianura più a sud. Su questo mancato coordinamento si è scritto e riscritto, ci sono polemiche e non entriamo nel merito. Però la cosa evidente è che, vista la siccità che provocata dai cambiamenti climatici, a originati hanno bisogno di aprire le dighe, soprattutto d'estate, quando l'acqua di acqua ce n'è meno, perché le coltivazioni richiedono più acqua e si coltivano soprattutto si coltiva il mais che ne richiede tanto di acqua e quindi qua si apre il problema di cosa coltivare, meglio cambiare la destinazione agricola delle coltivazioni in questa zona. Adesso il mais ce n'è bisogno perché non abbiamo più, abbiamo sempre meno l'importazione dalla Ucraina e dalla Russia. Si aprono degli scenari importanti. Io dico solo che, siccome la maggior parte di questo mais serve per l'alimentazione bovina, dei grossi allevamenti che ci sono nella terra padana, forse bisogna agire anche più a valle, perché questi allevamenti intensivi creano non solo questo, ma anche e poi c'è appunto invece c'è il problema delle centrali idroelettriche che cercano di accumulare acqua d'estate quando ci sono più bisogno per poterla poi utilizzare in inverno quando c'è maggior bisogno di energia. Non è facile, no? Se qualcuno dice che l'estate, per esempio durante questo periodo di siccità, le dighe potevano essere le centrali potevano immettere più acqua nel bacino per aumentare il livello, non ci sarebbero state grosse conseguenze dal punto di vista della funzione di rischio. Però anche qua non apriamo la discussione, arriviamo più da vicino al nostro lago. Vi porto una slide del dottor Marchetto di Verdania. Essere un istituto che da anni si occupa dello studio dei bacini lacustri dell'Insubria, ma non solo, del Lago Maggiore, della Lugano, della Vercovo, che è collegata con il CNR. Questo per farvi capire che ci sono due problemi importanti. Il primo è che le acque, oltre ai cambiamenti di quantità, subiscono un riscaldamento e questo riscaldamento proprio interferisce sulla stabilità della termica dell'acqua stessa. Questa è una
slide vada ad ARPA, che non è aggiornata, si ferma al 2014, che fa vedere come negli anni la temperatura dell'acqua del lago sia aumentata e il trend è in aumento, non ha decadenza di basso in alto, alla fine si livellano sempre tendendo verso l'alto. Questa invece è una slide più recente, sempre di IRSA, che fa vedere che anche negli ultimi anni questo aumento è evidente dal 2000 al 2018. Per questo prende un aumento in particolare nel lago di Como. In quest'altra, sempre della IRSA, fa vedere mentre quella di prima era riferita all'acqua in superficie, aumento di profondità, quest'altra è riferita invece alle acque profonde, si vengono le due curve del lago Maggiore e del lago di Como, entrambe tendenzialmente puntano verso l'alto, quindi anche in profondità. Quali sono le conseguenze? Che il riscaldamento provoca maggiore evaporazione, esasperazione di acqua, quindi con la quantità si riduce. Ma non solo, l'aumento della temperatura in superficie crea maggiore stabilità, stratificazione, quindi c'è minore rimescolamento dell'acqua. In profondità c'è meno trasporto di gas, quindi il riscaldamento interferisce sul trasporto dei gas, sul trasporto dei nutrienti e provoca anche sulla catena antropica e quindi anche sulla vita delle specie acquatiche, poi qua vedremo se nei detrimenti o potenti una cosa in più. Abbiamo detto che si hanno delle variazioni nei nutrienti, si accumula fosforo, diminuisce l'ossigeno in acqua profonda, aumenta l'eutrofizzazione per accumulo di clorofilla, si liberano sostanze intrappolate, metalli pesanti che, per esempio, l'Università del Missouri ha trovato, sta trovando. E ARPA sta proprio metalli che non sono frutto di un inquinamento recente, ma di un inquinamento antico che si è depositato sui fondali. Questo problema non riguarda soltanto il lago di Como, ovviamente. Abbiamo visto che riguarda anche il lago Maggiore, perché abbiamo visto prima la curva. E riguarda anche tutti i laghi dell'Arco Alpino. L'Istituto MCCS Svizzero ci dice, per esempio, che negli ultimi decenni lo strato d'acqua superiore dei laghi svizzeri ha registrato un riscaldamento di 0,4 cm per decennio, quindi ci sta con l'acqua che abbiamo visto che era il lago di Como. Una delle conseguenze che abbiamo visto è la eutrofizzazione e quindi la produzione di alghe, che riduce gli alghi, che in alcuni casi sono anche belle da vedere, sì, il lago colorato, in altri casi però sono l'indicatore della presenza, diciamo, di batteri, sono le alghe che producono delle tossine, delle sostanze che sono tossiche. Il grado di tossicità non è ben conosciuto, però sicuramente sono limitanti, vabbè, dopo una allergia, quindi la bagnazione, la presenza di queste alghe non è indicata, possono però avere anche una tossicità sistemica sul fegato, sulla rene, provocano un problema di bagnazione, però possono essere un pericolo per animali che si avvelenano all'acqua del lago. Problemi per l'irrigazione agricola e non dimentichiamo che noi l'acqua dell'acqua abbiamo con un bellissimo impianto di potabilizzazione molto efficiente che controlla anche la presenza delle tossine prodotte dalle cianobatteri e le abbatte,
però crea sicuramente dei problemi per i principi, perlomeno dei costi per il controllo di queste sostanze, per il controllo continuo di queste sostanze. Questa è una slide di Acqua che spiega come le piante siano aumentate le temperature angare, in particolare diciamo batteria, questi nuovi microcisti, serpinosa, microsperma, sono alghe che provocano queste fioriture, questi colori che ogni tanto anche la stampa quotidiana di comunicare. Effetti dei cambiamenti climatici, non dimentichiamo quelli legati alle piogge improvvise, intense, in poche ore. Abbiamo avuto purtroppo un tragico esempio l'anno scorso. Questa è una pagina del giornale locale. Alla natura si aggiunge, a nostro avviso, però anche il fatto che abbiamo costruito, probabilmente, come non dovevamo costruire, altrimenti non si spiegano queste immagini. Finisco magari perché poi volendo dicendo cosa per rispondere più nel dettaglio qual è la salute del nostro lago. Vediamo la diagnosi che fa ARPA, l'Agenzia Regionale dell'Ambiente. ARPA ci dice che sulla base di quegli studi che adesso sono aggiornati al 2019, ma che comunque dagli ultimi dati anche nel 2021, sempre i tecnici di ARPA non sono cambiati, possiamo dire che il lago di Como ha uno stato ecologico solo sufficiente. Il problema è che è sufficiente non passa al grado di buono da almeno 15 anni, perché è questo legato alla eccessiva presenza di nutrienti, in particolare fosforo, legato soprattutto agli scarichi fognati. C'è stato un abbassamento del fosforo nei decenni scorsi, quando sono migliorati i detersivi e si è iniziato a depurare di più, però da alcuni anni non andiamo più avanti. Purtroppo invece lo stato clinico è ancora lontano, perché soprattutto nel primo bacino del lago di Como troviamo queste sostanze carne, come sentiremo, qualche anno fa trovavamo ancora mercurio, quindi troviamo delle sostanze chimiche che probabilmente, come dicevo prima, non sono soltanto frutto di un inquinamento recente, ma antico. E vabbè, io mi fermerei un attimo qua, ma poi abbiamo cambia fuoco senza avere ancora tanto. Esatto. Vabbè, già stato iniziando un attimo. No, grazie mille, Enzo. Anzi, ci sono delle domande che a quello che qualcuno vorrebbe porre a Enzo, invito a farle senza problemi. E, intanto, comunque, ti ringraziamo, Enzo, non l'ho detto prima, ma presentando per appunto il presidente del circolo di Bassano di Legato di Como. E ecco, direi, se per voi va bene, continuerei con gli interventi. E poi nel caso riprendiamo alcuni aspetti anche con le domande. E, per questo una domanda che mi sorge così un attimo al volo e che volevo porti era proprio una curiosità. E, ad oggi, in che direzione si sta lavorando per arrivare a quel sufficiente non buono, ecco, farlo diventare sufficiente piuttosto che un miglioramento, o comunque quali sono gli step che dobbiamo essere costruiti? Allora, sicuramente, sui cambiamenti climatici sapete bene che dobbiamo, ognuno deve fare la sua parte. Ognuno di noi, nel suo piccolo, poi mentre cercare di fare qualcosa, per
qualcosa, lo Stato, qualcos'altro, l'Unione degli Stati dovrebbe fare ancora di più. E vabbè, non affrontiamo questo problema. Per quanto riguarda invece l'inquinamento legato allo stato ecologico e chimico, sicuramente stiamo andando nella direzione giusta. Il passaggio dal sistema acquedottistico e fognario gestito dai singoli comuni, da comuni piccoli, piccolissimi, con poche risorse e magari è poco interesse a affrontarlo, e la gestione provinciale, da noi c'è Como Acqua, sicuramente va nella direzione giusta, perché c'è un ente che dovrebbe stabilire quali sono le priorità, programmare e utilizzare le risorse del mondo curato. Abbiamo avuto dei contatti con Como Acqua, ci assicurano che stanno andando in questa direzione. Molto lentamente, molto più lentamente da come ce l'aspettavamo. Per esempio, Como Depur è passata a Como Acqua soltanto da pochi mesi, e prima c'è stato tutto un problema di tipo burocratico e quant'altro. Le fognature del comune di Como ancora sono gestite dal comune di Como, dovrebbero passare a breve a Como Acqua, non è ancora. E le fognature del comune di Como sappiamo che hanno acqua, nel senso che abbiamo fognature vecchie, mal ridotte, che si rompono, oppure sono miste, quindi portano sia acque nere che acque bianche, quindi quando piove salta tutto, gli sforatori di piena non sempre sono dimensionati correttamente, quindi problemi ce ne sono. Stiamo andando nella direzione giusta. Dobbiamo, come l'avrei detto, dobbiamo cercare anche di ridurre l'uso di combustibili fossili per la navigazione dell'acqua, perché anche questo è un fattore di inquinamento. Sulla trazione elettrica delle imbarcazioni sul lago di Como siamo un po' più indietro rispetto ad altri lati. I problemi ce ne sono tanti. Qualcuno li stiamo affrontando, qualcuno lo stiamo prendendo un po' sotto gamba. Grazie mille Enzo. Chiamerei qua Arianna Bellati, dottoranda dell'Università in Sicilia, nel Dipartimento di Scienza e Tecnologia. E adesso perfetto. Grazie. E anche con Arianna appunto abbiamo avuto modo di dialogare, anche per il documento che abbiamo prodotto, ed è stato interessante vedere il dialogo anche che c'è tra gli studi di Enzo e di Arianna, perché abbiamo parlato fino adesso di qualità dell'acqua, come sta il lago, però all'interno dell'acqua nostra si nascondono anche molti micro... non so il termine giusto, prenderei microsostanze, microorganismi, che comunque magari noi non vediamo, ma che è importante conoscere e determinano poi lo stato di salute effettivamente, questo famoso buono, sufficiente, non buono. Quindi ad Arianna chiederei cosa ci fare in pratica nel lago e effettivamente quali sono le conseguenze poi anche a livello di impatto, sia ovviamente sul cittadino, sia su di noi, ma soprattutto a livello ecosistemico. Mi ha già presentato Camilla Carente, quindi io mi chiamo Arianna, sono una dottoranda di scienze chimiche ambientali dell'Università di Venezia. Scusami, se puoi alzare un po' la voce o usare il microfono. Per il mio progetto di dottorato mi occupo appunto della valutazione della presenza di principalmente microplastiche all'interno dei sedimenti del lago di Como, e adesso vi faccio un po' vedere quello che è stato il nostro percorso e quali sono le nostre considerazioni in questo senso. Allora, innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che
quella in cui viviamo attualmente può essere un po' definita come la plastic age, cioè mentre in altre epoche storiche molto lontane da noi, materiali che diciamo, sono stati utilizzati per anche favorire l'evoluzione, sono stati anche, come per esempio la pietra, attualmente diciamo che tutta la nostra esistenza dipende dalla plastica. Questo perché la plastica è un materiale versatile, durevole, longevo e soprattutto perché ha un basso costo di produzione e quindi può essere prodotto con pochi soldi, ma acquistato anche con tempo a prezzi molto bassi. Queste caratteristiche quindi fanno della plastica il materiale più prodotto e utilizzato in assoluto al mondo. Il ruolo che ha l'Europa non è indifferente, infatti, rispetto, diciamo, alla produzione mondiale di plastica, l'Europa ricopre il 16%. E in questo grafico vedete un po' quali sono qual è il ruolo degli Stati europei per quanto riguarda la domanda di plastica. E la Germania è stata la prima con circa il 24%, ma è subito seguita dall'Italia, che ricopre circa il 35,8% della domanda europea. Gli altri stati, poi abbiamo poi la Francia, gli altri stati comunque hanno una domanda molto più bassa. La cosa confortante in questo senso è che soprattutto negli ultimi tempi è stata maturata una crescente consapevolezza sui rischi legati all'utilizzo di modato della plastica, perciò sono state emanate diverse leggi che restringono le regole della plastica. Per esempio l'Unione Europea ha emanato la direttiva UE 2019-904 che l'Italia ha recepito, quindi dal 2021, da gennaio 2021 molti prodotti di plastica monouso sono stati vietati, perché sicuramente accorti anche andando a fare la spesa di chi sono in plastica biodegradabile, le canne sono in plastica biodegradabile di carta. Quindi alcuni passi avanti sono stati fatti. Ovviamente sono stati stabiliti dei nuovi obiettivi per implementare la raccolta differenziata e un'altra cosa che è stata fatta in questo senso è che sui prodotti che contengono la plastica. La direttiva UE 2019-904 non sono stati messi al bando tutti i prodotti costituiti da plastica monouso. Questi possono essere ancora venduti se la plastica nel prodotto non supera il 10% del peso totale. Quindi, per esempio, i prodotti che hanno imballaggi di plastica possono essere tranquillamente commercializzati. La novità che c'è stata in questo senso è che l'etichettatura è stata aggiornata, quindi ci sono delle indicazioni più chiare e precise sulle modalità di smaltimento. Tutto questo ha portato a un incremento della raccolta differenziata, che infatti è aumentata del 19%, se consideriamo il periodo che va dal 2006 ad oggi. Nonostante questo, quindi, sono stati fatti molti passi avanti. Si stima che di tutti i plastici che non vengono correttamente smaltiti, quindi riciclati con quelli con la raccolta differenziata, l'80% di questi rifiuti si stima che finisca in acqua. Quindi gli ambienti acquatici sono assolutamente quelli più impattati dall'inquinamento da plastica. I rifiuti plastici insieme a tutti gli altri rifiuti di natura antropica vanno a costituire quella che è definita l'antropogenic litter, letteralmente significa spazzatura, quindi l'antropogenic litter è un termine che viene utilizzato appunto per descrivere proprio la lettiera, tra virgolette, abbandonata sulle spiagge o comunque in prossimità di ecosistemi naturali, lettiera di natura antropica assolutamente. E in questa antropogenic litter fa parte anche quella che è definita la plastic litter. In particolare, come vi farò vedere nelle prossime slide, abbiamo sviluppato uno studio dei monitoraggi della spostare in maniera che sono focalizzati sulla plastic litter, cioè con la componente di rifiuti plastici abbandonati sulle spiagge. La plastic litter è un problema molto serio, tanto che
è regolamentata anche nella direttiva quadro 2006 per una direttiva europea e mira a raggiungere lo stato di salute buono per quanto riguarda gli ecosistemi marini, mentre non vengono assolutamente usate le acque interne e quindi non si fa assolutamente riferimento a delle tecniche o comunque modalità di monitoraggio di questa plastic beach litter all'interno, per esempio, dei laghi o dei fiumi. Questo è una grossa lacuna, perché l'ecosistema lacustre è molto importante, soprattutto in un territorio come la Lombardia, in cui i laghi rappresentano circa il 50% delle acque superficiali. Il lago nel nostro territorio è molto importante perché, appunto, come diceva Enzo, le acque vengono potabili, captate, sono potabili nel rigo, per la pesca, per il turismo, perché è una grande bellezza e dobbiamo cercare di mantenerla tale per favorire il turismo, e anche a scopo ricreativo per gli abitanti, insomma, per noi. Quindi per tutti questi fattori il lago è molto importante e non solo il lago di Como, tutti i sistemi lacustri, ma molto spesso non vengono considerati queste direttive. E anche dal punto di vista scientifico, la maggior parte degli studi che vengono fatti, mi riferisco all'aspetto di plastica e microplastica concentrata sugli ecosistemi marini. Quindi io qui mi sono messa a studiare le microplastiche nell'arco, purtroppo anche un grande punto di domanda, perché non avevo dati di riferimento, fonti a cui, con cui confrontarmi e cose di questo tipo. Appunto, come vi ho accennato, abbiamo iniziato la scorsa primavera con il tratto della Plastic Beach Litter, e così ci siamo concentrati sulla costa, diciamo, lì, sopra la città di Como, quindi la costa sud del primo bacino comasco, che ha la particolarità, questa costa parte del lago di Como, ha la particolarità di non volere proprio una buona reputazione. Anche perché non abbiamo nessun emissario, quindi la circolazione è rotta e le dinamiche sono molto diverse rispetto alle dinamiche di circolazione della rapida resta del mare. Per esempio, sulla rapida resta abbiamo più massa, sulla rapida resta non abbiamo nessun emissario, abbiamo solo dei piccoli emissari, quindi Brescia che da Cernobbio, Foggia, che peraltro viaggia in terraggio, e Foggia, Finca del Tempio e Valdice. Ma sono proprio degli emissari, diciamo, molto piccoli. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato andare a campionare la plastic beach litter e questi punti. Quindi abbiamo campionato a Casino, nella spiaggetta di Porta del Funicolare, a Tempio, a Villaormo e Cicciera, che è l'acquatoio sostanzialmente di Villaerba. Abbiamo scelto questi punti per una questione tecnica, nel senso che in base all'altezza dell'anno. La scorsa primavera abbiamo scelto tutti i punti accessibili a piedi in cui riuscivamo a portare sotto la temperatura. I fattori che abbiamo considerato per capire lo scopo di questo monitoraggio era quello di capire se ci fosse della plastic beach litter, di che tipo fosse e quali fossero i fattori che comunque favorivano l'accumulo di questa plastic beach litter sulle nostre spiagge. Quindi i fattori che abbiamo considerato sono state l'esposizione geografica del sito, la distanza dai principali centri urbani, in questo caso vabbè, Como è la città principale, ma abbiamo toccato anche Cernobbio, l'accessibilità al pubblico, la presenza di usuari in prossimità delle punti di campionamento, abbiamo visto che al Tempio e Brezza a Cernobbio, e i venti caratteristici. Scusate, ho dimenticato un po' la vostra ritorno, quindi abbiamo fatto dei battelli. Volevamo inserire nelle nostre considerazioni anche le correnti, le principali correnti d'acqua che caratterizzano il lago, ma non siamo riusciti a trovare dei dati che appunto ci fornissero qualche informazione in più sulle correnti profonde in dentro. Quindi, da questo studio, di cosa sono fatte le nostre spiagge, verrebbe da dire in plastica, perché in questi 6 punti di campionamento abbiamo raccolto 350 borsetti in plastica, delle più disparate forme in funzione delle gabbiette, dei tranchini, di ciclo, che erano involucri alimentari, cannucci, bicchieri,
tubi elettrici veramente di tutto e di più, infatti è una foto del campione che abbiamo valutato su una parte. E nei nostri punti di campionamento, zona che risulta essere più impattata, diciamo, la temperatura di inquinamento è stata la pianta che si trova proprio a fianco a Milano, seguita dalla spiaggetta, tutta la spiaggetta alta di Nicolae, da Spiegge, abbiamo il lavoro appunto e il servizio un po' ci aspettavamo questa tendenza, nel senso che onestamente io personalmente pensavo di trovare una quantità maggiore, un ampio rispetto a Villageneuve, ma comunque questa tendenza ce l'aspettavamo perché quelle sono delle zone appunto più frequentate e come dicevo prima una delle aspetti che abbiamo considerato era l'accessibilità al pubblico e mentre quindi Villageneuve, Nicolae che sono totalmente accessibili e rette, la villa dell'acquatoio di Cernobbio è privata, nel senso che viene utilizzata dall'associazione Verita e nient'altro, e quella di Villa 1 l'accesso è abbastanza ridotto. Inoltre, anche considerando la distanza dai centri urbani e la mobilità, diciamo, ci aspettavamo proprio questa tendenza. La cosa interessante poi è vedere, abbiamo fatto una serie di analisi sulla plastic sheet raccolta, sia di tipo chimico, soprattutto di tipo chimico, e sono ancora qui che la maggior parte degli oggetti recuperati sono fatti di polipropilene e di polietilene. Queste due categorie insieme costituiscono più della metà degli oggetti raccolti, e poi abbiamo tutti gli altri, anche polimeri come il polistirene, il poliuretano, il PET, eccetera. E un'altra cosa molto interessante è che gli oggetti di terra, quindi in azzurro, nel grafico qui, i pezzi, e gli oggetti di uso quotidiano, che sono nel grafico qui, sono diciamo, le categorie predominanti. Quindi, confrontando questi dati, abbiamo fatto una serie di indagini statistiche sull'identità della plastica rilevata, eccetera. Abbiamo capito che l'accessibilità al pubblico e l'esposizione ai trattamenti sono i fattori che principalmente influenzano e quindi favoriscono l'accumulo di rifiuti plastici sulle spiagge. L'accessibilità al pubblico, va bene, è abbastanza scontato, purtroppo se un modo di farlo, non saprei neanche come giustificare questa cosa. L'esposizione ai venti però è un fattore molto importante perché questo ci fa capire come anche nelle spiagge in cui non c'è accesso diretto al pubblico, la plastic beach si trova già nel lago e quindi viene spinta dalle correnti e dai movimenti, viene spinta dai venti dei movimenti delle acque ad accumularsi sulle spiagge. L'esempio della spiaggia di Cernobbio, appunto, è che questa è privata e era coperta di spazzatura, e ogni volta che portavano il battello, vedete, noi avevamo appena finito di raccogliere la spiaggia e al passaggio del battello si riempivano altre cose. Quindi parte, non so per quale ragione, ma parte dei quindi è in acqua. Un'altra cosa interessante è che l'1% dei campioni raccolti, è costituita da questi biofilm caries, che si vedete nell'immagine sotto, che sono sostanzialmente dei strati che vengono utilizzati nei campi di depurazione delle acque. Negli campi di estrazione clandestini in cui vengono inseriti i microrganismi, vengono inseriti utilizzando questi substrati. Noi non capivamo dove fossero, li abbiamo trovati. Abbiamo fatto una ricerca, gli scientifici non c'è nulla, ma abbiamo trovato dei quotidiani locali, in particolare a Brescia, che avevano già segnalato questa cosa. E sembra che siano delle perdite, diciamo, di questi biofilm carrier da parte appunto dei catturatori. Un'altra cosa, diciamo, a partire da questo studio sulle macroplastiche, siamo poi iniziati al problema delle microplastiche. Le microplastiche sono tutte quelle particelle di plastica, che hanno una dimensione di 1 mm, esistono le microplastiche primarie, che vedete a sinistra qui, che sono appositamente prodotte in dimensioni micrometriche, vengono utilizzate in tanti ambiti, venivano utilizzate anche nei cosmetici da poco età, tutte gli scrub. E
le micrografiche tricolori che si derivano dalle nastre macroplastiche, quindi dalla plastic sheet sostanzialmente, dalla degradazione quindi degli oggetti più grandi che vengono abbandonati e deteriorati dall'azione del sole, dall'incuria meccanica delle onde, eccetera. Quindi appunto la plastica è debole ma non troppo, altrimenti non darebbero ritenere le plastiche secondarie e i fattori principali che favoriscono appunto la formazione delle microplastiche secondarie e la microplastica molto piccole, il rischio esiste, anche se appunto non si vede come si avvicina. Infatti le dimensioni molto piccole rendono difficilmente individuali, ma anche facilmente invisibili dagli organismi e sono impossibili da rimuovere. Non esiste un modo per sapere le microplastiche che ci sono nei bambini. Ci sono, se le teniamo, diventeranno nanoplastiche e questo è il loro destino. Non possiamo farci niente se non cercare di rattoppare adesso in realtà in ritardo. Vengono inseriti dagli organismi e sono pericolose perché rilasciano gli additivi che vengono utilizzati per la produzione delle plastiche, quindi la plastica quando viene prodotta vengono aggiunte delle sostanze chimiche per conferire il colore o proprietà come l'elasticità, piuttosto che la brillantezza. Tutti questi additivi, quando le plastiche vengono degradate dalla naturale, la struttura chimica cambia e vengono rilasciati dalla plastica stessa e quindi entrano in ambiente. Inoltre, in ambienti che sono già contaminati, comunque abbiamo già delle sostanze chimiche in acqua, queste vengono assorbite sulle plastiche, che poi vengono inserite dagli organismi, quindi potenzialmente l'ingestione di microplastiche porta a un aumento dell'accumulo di sostanze tossiche all'interno degli organismi, aumentando quindi gli effetti psicologici. Ci sono le microplastiche nel lago di Como, nell'acqua sì, perché nei campi di convoletta dell'aria appunto ha già fatto dei sondaggi sulla presenza di microplastiche in acqua che sono state rilevate 157.000 particelle per chilometro quadrato e questo è solo un valore medio, quindi in alcune zone del lago ci sono stati dei picchi molto più alti. Ci sono le microplastiche nel biota all'interno del lago, quindi gli organismi sì. Ed è stato pubblicato questo studio circa un anno fa sul pesce persico. Sono stati campionati 15 pesci e solo due pesci sono stati trovati nelle contenuto stomacale, mentre nell'87% dei campioni sono presenti microplastiche. E gli esperimenti, questo era proprio l'obiettivo del mio dottorato, capire se ci fossero le microplastiche nel ambiente. Infatti è un comparto poco studiato. Le dinamiche sono complesse perché si creano delle condizioni chimiche particolari, per cui spesso i contaminanti antropici come DDT e PCB fanno accumularsi proprio nei sedimenti e quindi se le microplastiche si concentrano nei sedimenti, i rischi psicologici in questo comparto potenzialmente crescono e poi non esiste appunto un metodo standardizzato per valutare il contenuto di microplastiche né in acqua né nei sedimenti. Ma nei sedimenti è molto difficile perché separare le aree di sabbia di plastica è una cosa su cui ho speso anni e non so cosa sono arrivata. Comunque, noi abbiamo valutato un po' la presenza di microplastiche, più o meno stanno nella stessa zona, quindi in cui abbiamo valutato la presenza di microplastiche, abbiamo campionato a Faggeto, Torno, all'Università del Tempio e sempre al campatoio di Villa Erba. Ho applicato il metodo che ho cercato di mettere a punto nel corso del mio dottorato e quello che vedete colorato nero sono le plastiche, cioè praticamente io vabbè, non dipende sulla spiegazione scientifica, ma filtro, usando un materiale, lo coloro con un colorante carosolino e poi lo osservo al microscopio con una fonte luminosa UV e ottengo, riesco a vedere le microplastiche allo spettro crescenti. Quindi vi posso assicurare che le microplastiche sono presenti anche nei sedimenti. Non so se avranno dei dati utili sulla quantificazione, ma ci sono. Quindi le abbiamo in acqua, le abbiamo negli organismi e le abbiamo nei sedimenti. Io avrei finito, spero di non avervi annoiato, spaventato troppo. Grazie. Grazie mille. Va bene, una domanda, no?
all'interno del diritto del Persico, e questa Africa l'ha ritrovata solo nel contenuto locale. Sì, sì, assolutamente. E quindi questo appunto vuol dire che dovevano assorbire. No, assolutamente, infatti parlo di rischio, ha fatto bene a sentire anche questa cosa, volevo essere chiuse come anche in questa slide, quale di rischio è un pericolo, nel senso che esiste il rischio, non posso scientificamente definirlo pericolo assolutamente. Quindi sono dati che nei pesci per ora, vedete nel testico, sono state trovate nel contenuto stomacale, come le stiamo adesso mangiando, quindi... Esatto. Alcuni studi mettono in luce come per esempio le mollusche, però le microplastiche, soprattutto le nanoplastiche, che quindi hanno una dimensione ancora inferiore, riescono ad estrarre le macchine membrane biologiche e si trovano all'interno del tessuto muscolare. Io personalmente non ho fatto una ricerca su questo genere di dati, sul pesce non me la sento di... cioè assolutamente, probabilmente le microplastiche si fermano all'interno del contenuto stomacale, cioè altri organismi non me la sento di... Ma sarebbe interessante andare a vedere i segnali muscolari, quello che mancava. Per esempio il saponio più certo che nelle bombe, nelle cozze, in questo genere di organismi filtratori, che abbiamo messo nei marini, le microplastiche ci sono. Quindi purtroppo lì quando le mangiamo, se mangiamo un frutto di mare, probabilmente se mangiamo anche delle plastiche. Non sappiamo ancora in realtà i pericoli legati alla salute umana, assolutamente. È un argomento ancora troppo nuovo, troppo di moda e troppo dire che ha a che fare delle discussioni. Grazie, grazie Arianna. Poi rimane con me per le domande. Intanto invito Alberto Negri a rispondere alla sua parte, abbiamo parlato di pesce e ruolo del suo testo, in quanto biologo. Esatto. Sì, responsabile dell'incubatorio Marco De Marco di Marate, sono il biologo, sono occupato di monitoraggio dei mari e dei corsi d'acqua. Può alzare un po' la voce, per favore. In particolare l'anno di Como l'ho seguito fino al 2002. In collaborazione con l'ASD all'interno del crescimento di morfini, che dicevo prima che nascesse l'ARPA. Allora, due nozioni proprio elementari di biologia, come si chiamano i laghi, in particolare l'ambiente peratico. Allora, diciamo che carbonio, l'ambiente peratico abbiamo la base di tutto, sono tutti lieti, carbonio, azoto e fosforo, e questo con la radiazione solare fa partire l'attività di fotosintesi, e quindi si forma il fitoplancton, che a sua volta sarà poi l'alimento per lo zooplancton, e a sua volta servirà come alimento per i pesci plantofagi. E non solo, poi nella prima fase vitale per tutti i pesci, poi in seguito invece per i pesci plantofagi. In particolare il fosforo però è il fattore limitante perché è quello meno frequente, meno presente in acqua. Se andiamo a vedere il carbonio, diciamo i segnali di carbonio sono presenti in abbondanza sotto forma di anidride carbonica, di CO2, che viene prodotta dalla respirazione di tutti gli organismi acquatici, quindi ce n'è in abbondanza. L'azoto è presente in acqua, l'azoto ammoniacale è una diciamo, forma di escrezione dell'attività metabolica degli organismi, ed è presente anche nell'aria, quindi si diffonde anche direttamente dall'aria. Il fosforo invece ha un'origine solo esterne dalle rocce, le posizioni delle rocce che sono la putre, quindi viene avvenuto sostanzialmente e quindi è meno frequente. Per esempio in questo caso vedete che se io ho una cellula, un atomo di fosforo e anche invece 100 miliardi di carbonio si formerà una sola
una sola cellula agare, perché quindi la popolazione delle cellule agare è condizionata dalla disponibilità di fosforo. E quindi è il fattore limitante, diciamo, è l'elemento più studiato, più importante di dati, perché è quello che regola la produttività dei dati. Meno c'è fosforo, meno il lago sarà produttivo, più c'è fosforo, più il lago sarà produttivo, fino a un certo limite, oltre a un certo limite poi sono più gli effetti negativi di quelli positivi, si entra appunto nell'eutrofizzazione o peggio ancora nell'ipercalcemia. Vedete qua, vedete la classificazione dei laghi è molto ristretta, cioè sotto i 10 microgrammi di litro siamo in un'ipotrofia, che sarebbe la condizione naturale del lago di Como, perché la concentrazione naturale del lago di Como è 7-8 microgrammi di litro, quindi in assenza di carico antropico, mentre invece il livello massimo è addirittura superiore ai 100 microgrammi di litro. Quindi quali sono le condizioni di ipertrofia di grave interazione, quando invece di fosforo appunto ne arriva troppo in conseguenza agli scarichi cronici. Vediamo però a vedere l'andamento del fosforo nell'arco degli ultimi 3 secoli. Vedete che alla fine degli anni 80 il fosforo nel lago di Como, in particolare la stazione di Argenta, che sono dati dall'ARPA, arrivava dall'ARPA da un certo punto in poi. Vedete che era arrivato a oltre 70 microgrammi di litro, quindi eravamo in condizioni di netta eutrofia. Eutrofia vuol dire ben nutrito, c'erano molte disponibilità di nutrienti, di fosforo. Però poi, attualmente, a 2016, poi la prima anni, diciamo che la concentrazione di fosforo sostanzialmente si è dimezzata. Siamo passati da 70 a 30, circa 30 microgrammi di litro nella stazione di Argenta, che ha il valore già più alto. Se andiamo a vedere invece a Verbio, vedete che anche qui partiamo da un valore più basso, perché nel bacino di Como l'atrofia è sempre stata più elevata. Vedete che anche qui negli anni 90 eravamo su 35 microgrammi di litro e adesso siamo arrivati a 20 anche di più. Si è sostanzialmente dimezzata la concentrazione di fosforo, che da una parte è un bene, abbiamo detto più è limitata la concentrazione di fosforo, maggiore è la trasparenza delle acque, però poi qui vedete anche qui è stato detto che è chiaramente dimezzata la concentrazione di fosforo. Queste sono medie ponderate sulla colonna d'acqua, quindi sono valori precisi, cioè medie ponderate sulla base dei volumi dei singoli strati. La sostanza che vedete è il livello trofico, quello che volevo dire prima, è un compromesso tra i vari usi dell'acqua, perché per l'uso potabile, la balneazione, il livello ottimale è la oneotrofia, cioè meno nutrienti ci sono, più limpida è l'acqua, no? Maggiore la trasparenza, perché c'è meno fitoplancton in sostanza. Però per la pesca la situazione è un po' diversa, perché un lago che ha poco nutrienti è anche poco produttivo, ovviamente. È come scendere in cose più banali, se non consumiamo l'orto non cresce l'insalata, il concetto è lo stesso. Attualmente l'aria in condizioni di mesotrofia, tra 20 e 30 microgrammi litro, abbiamo visto, quindi per mantenere una, può essere un buon compromesso, cioè per mantenere una discreta produzione ittica può andare bene stare tra i 20 e 30 microgrammi litro con un'acqua che comunque ha un livello di trasparenza accettabile. L'ossigeno è presente sull'intera colonna d'acqua, guardate che questa è una cosa importante, perché l'acqua di Como è profondo 400 metri, però anche a 400 metri c'è ossigeno, cosa che non sempre succede nei laghi, anzi spesso è il contrario. E sul fondo, negli ultimi rilevamenti che avevo fatto io, a 400 metri c'erano 3,6 mg di litro. Non è tantissimo, però, perché quando l'ossigeno poi va a zero, la situazione cambia completamente, perché si innescano dei processi negativi di rilascio dei sedimenti che producono degli effetti deleteri su tutta la massa d'acqua, però questo è un argomento più complicato.
Allora, andiamo avanti. Ah, ecco, questo per farvi vedere quello che dicevo, intanto, vedete che la stazione Arzino a 400, sono andati nel 2001, momenti, però vedete che a 400 metri di profondità c'erano ancora circa 6 grandi litri nel 2001. Poi ho misurato anche valori più bassi, questo al mese di settembre, però quello che volevo farvi vedere, vedete che ovviamente l'ossigeno scende, aumentando la profondità l'ossigeno diminuisce, mentre in superficie l'ossigeno a livelli più alti perché c'è la fotosintesi, perché c'è la luce, la alimentata dalla radiazione solare e c'è la produzione fotosintetica. Però vedete che passata la marcia a settembre l'ossigeno diminuisce su tutta la colonna d'acqua, no? Proprio perché tutto quando il lago è stratificato, che lo vediamo in quella successiva, no? Cammino. Ah, ok, quando qui vediamo invece la termica, vedete la termica, sono le temperature della superficie a 400 metri, e vedete la colonna rossa, la linea rossa è relativa al mese di settembre, dove vediamo che nei primi 50 metri l'acqua è stratificata, c'è l'acqua calda, mentre invece poi dai 50 metri in giù o dai 100 metri in giù la situazione è abbastanza stabile, siamo sui 7 gradi. Perché è importante questa cosa? Perché l'estate si dice che l'acqua è stratificata termicamente, c'è l'acqua calda sopra e l'acqua fredda sotto che è più pesante. È come quando accendete il termosifone a casa, l'aria calda dove va in alto. Proprio perché appunto la stessa cosa succede con l'acqua. L'acqua fredda è più pesante rispetto all'acqua calda dei primi 30-50 metri. Quindi il vento d'estate non riesce a rimescolare la massa, cioè riesce a rimescolare solo i primi 30 metri, perché poi sotto l'acqua è più pesante, il vento non ha la forza, ha una densità maggiore, non ha la forza di rimescolare questo strato inferiore. Per questo motivo l'ossigeno diminuisce, perché l'ossigeno che viene prodotto nei primi 50 metri, poi dipende dalla trasparenza dell'acqua, l'estate non può essere trasferito negli strati profondi. Negli strati sottostanti ci sarà solo consumo di ossigeno, legato alla respirazione batterica e di tutti gli organismi, come pesce, eccetera. Poi vedete che invece a marzo si raggiunge l'omotermia, si dice, cioè tutta la temperatura dell'acqua guarda la superficie al fondo, 7 gradi. Quindi tutta la massa d'acqua ha la stessa densità, lo stesso peso. In questa fase, anche in inverno, il vento riesce a rimescolare completamente la massa d'acqua, perché appunto ha la stessa densità. Questo fenomeno è importantissimo, nel lago di Como non succede più in tutti gli anni. Qua vedete che i dati, vedete l'ossigeno che si muove. Vedete che qui per esempio, nel 90, dal 92 al 94 è diminuito, è sceso a 3,6, poi a 5 salito al 5,95, perché? Perché il lago è circolato fino a 400 metri. E quindi ha riportato l'ossigeno a quella profondità. Poi dal 95 al 98 non è più circolato fino a 400, magari è circolato fino a 200 metri, però non fino a 400. E poi invece nel 99 del 2000 lo si è aumentato tantissimo il fondo, perché c'è stata la circolazione totale. Quindi si dice che il lago non è un lago olimpico, non circola tutti gli anni, circola alcuni anni. Qui erano intervalli circa di 5 anni. E questa è una cosa importante, ne abbiamo poi parlato. E la stessa cosa la vediamo, ecco, sul fosforo, questo è importante. Vedete la concentrazione di fosfato, che è il fosforo inorganico, quello direttamente assimilabile dalle altre. Vedete qui la stessa cosa, dal 94 al 92 al 95, no, sì. La concentrazione è diminuita, la stessa cosa è l'indicatore di più perché il lago è girato e quindi ha riportato il fosforo in superficie. Poi è aumentato dal 95 al 70 e poi vedete che è ricrollato nel 99 al 2000 perché il lago, però quel fosforo che è sparito, no? Il concetto importante è questo: nei laghi profondi il fosforo tende ad accumularsi negli strati profondi durante l'esistenza. La circolazione non ci sono, se si accumula per più anni,
il lago diventerà sempre più povero, sempre meno produttivo, perché è forte, rimane confinato negli strati profondi e non è più disponibile alle alghe per la fotosintesi nella primavera successiva. Quindi, la tipologia di grande sintomo che se non è stato grande, nel profondo tremendo, gira più volte all'anno, poi sono l'aria monolitica, cioè una circolazione normale di interno con siani parlate, due circolazioni, una modulo di primavera, i laghi dove una volta si formava il ghiaccio, adesso non si forma più, però è un laghi di monolitica, e poi invece l'aria di poco, come vi dicevo, a olio monolitico, la circolazione totale avviene ogni 8 anni, ma non tutti gli anni. E quindi, quello che dicevo prima, la circolazione classica invernale è un processo fondamentale per il laghi ad elevata profondità, perché riporta l'ossigeno nella zona ipolitica dove alcune estate risulta carente, in alcuni casi anche assente, non nella lincoma. Trasferisce nella zona fosca invece i nutrienti che serviranno poi al fitoplancton per far partire la catena alimentare, la fotosintesi e la radiazione solare. Gli interventi, questo è quello che aveva già accennato, gli interventi verticumisti causati dai cambiamenti climatici possono limitare la frequenza e la possibilità delle circolazioni termiche invernali, interferendo negativamente sia sul riciclo dei nutrienti, sia sulle condizioni dell'ipolitico, perché diminuisce l'ossigeno. E quindi diciamo che questo è un aspetto che sul lago di Como potrebbe avere degli effetti negativi, non secondari. Prendiamo argomento, vediamo le conseguenze di quello che vi ho detto sui pesci, sulla fauna ittica. Vedete, le alghe di Lavarello alla schiusa sono lunghe 10 mm, 10 mm è un centimetro, sono molto piccole come organismo. Prendiamo l'esempio del pesce coreale. Allora, i soggetti di prima riproduzione, in genere la prima riproduzione dei pesci delle specifiche del nostro lago non è raggiunta a 2 anni di età. A 2 anni di età sono 16-18 cm. In questo caso il diametro dell'uovo è 2,5 cm. Ma non si vede la testa. Allora, 2 millimetri e mezzo, scusate, 2 millimetri. Le larghe della sud sono 5-6 mm, la metà della varella, cioè sono poco visibili a occhio nudo. E l'unico alimento utilizzabile da queste larghe sono i rocchetti, che sono la parte più piccola dello zooplancton, sono la componente più piccola dello zooplancton. Prendiamo adesso un pesco su larghe più di 3 anni di età. Il diametro dell'uovo è 3 mm in questo caso, la larva della sud è 7 mm. L'alimento utilizzante sono gli occhi di prima e più ampi, è un'altra componente dello zooplancton. Beh, questo cosa significa? Uno pensa, un millimetro di differenza non è niente, invece un millimetro di differenza cambia tantissimo, perché fa aumentare lo spettro alimentare disponibile per le larve alla schiusa. Tanto per darvi un'idea, questo è il trago alla lincoma, quindi vedete gli attomidi, questo che vedete di grossa dimensione, si vede la sorella. Questi sono la dimensione di questi 2 millimetri, sono gli attomidi, poi vedete i ciclometri, questa è la larga, no? Questa è la larga, questi sono i loro piccoli, vedete che sono molto piccoli, sono 0,5 mm, anche meno. La bocca del pesce è 300 micro, qui riesce a mangiare solo quello. Se non ci sono quelli, guarda caso, però i frutti sono collegati alla topografia, ma sono collegati alla concentrazione di fosforo. Più c'è fosforo, più aumentano i nutrienti di tanto di piccole dimensioni. Questo cosa comporta? Che in un lago in condizioni di eutrofia, quindi con un fosforo totale superiore ai 50 microgrammi, la probabilità di sopravvivenza delle larve e dei produttori di prima maturazione, cioè di pesci piccoli, è più elevata grazie alla maggiore disponibilità di prede, in prede nelle prime fasi vitali. L'assenza di alimentazione comporta la mortalità delle larve, invece la consenza, ormai di una settimana muoiono.
Quindi nell'area appare evidente l'importanza di mantenere la popolazione con una percentuale di popolazione di tutti i pesci, una percentuale dei soggetti superiore ai 3 all'età, cioè anche pesci di classe di età adulte che hanno appunto una maggiore probabilità di sopravvivenza a livello di larve. Come si ottiene questo? Allora, cioè, questo per riassumere quello che abbiamo detto fino adesso, vediamo la conduzione del livello proprio, circolazione di terra invernali, molto frequenti, riduzione della disponibilità di sonoplasta, riduzione della produzione di vento, che questa diciamo, è una prima conseguenza. Però, in base a quello che abbiamo detto prima, avremo anche una riduzione dei costacci dei due titoli, quindi una riduzione della sopravvivenza della larva nascita degli agricoltori da prima maturazione, che sono la maggioranza, cioè la maggioranza sono i pesci, diciamo, che poi vivono pescare. Che ci sono su 100 pesci, 90 sono 5 anni e gli altri sono dei grandi, quindi vuol dire che la componente è importante. Quindi la tutela della prima classe riproduttiva che si fa normalmente nella gestione della pesca non è sufficiente, è necessario ridurre il tasso di mortalità della pesca, perché li vediamo come. Esatto, una razionale gestione della pesca si deve essere c'è la cosa che si ricorda da vedere che si tratta della piazza. Qua vediamo l'evoluzione di una popolazione naturale, questa è la mortalità naturale, perché c'è anche la mortalità naturale ovviamente, e la tutela della prima classe riproduttiva che viene dalla classe 2 si ottiene tramite la regolazione della maglia delle reti, e questo l'abbiamo fatto, cioè la maglia della rete corrisponde alla circonferenza massima del pesce che è una determinata età, cioè io so che il 90% dei pesci che hanno una circonferenza di 140 mm, quindi la circonferenza sarà 140 mm, la maglia della rete dovrà essere 35 mm di lato, 35 per 4 è 140, e quindi mi lascia passare i soggetti di 2 anni di età. Quindi la tutela della prima classe di riproduttiva si ottiene con la maglia della rete. Mentre invece la diminuzione della diversa infettività si verrà dichiarata attraverso il tasso di mortalità annuale e quindi la pressione di pesca, cioè la pressione di pesca è la correlata al numero di pescatori, di pesca per il fattore individuale. Questo dallo sforzo di pesca complessivo, parliamo dei pescatori con la rete in questo caso, lasciamo perdere la pesca di battuta. Quindi questo mi determina la velocità del prelievo della classe di nascita. Io posso prelevare la mia classe di nascita in 6 mesi, in 1 anno, in 2 anni, ma dipende dai chilometri di rete giorno che vanno nel largo, e quindi darà quindi il tasso di mortalità totale annuale. E andiamo a vedere come avviene, come, ecco, cosa cambia. Qui vedete nella prima quota della riga, vedete l'evoluzione della popolazione in assenza di pesca. Questa è solo la mortalità naturale. F è uguale a 0. La seconda la abbiamo invece un aumento, cioè dopo la seconda. Allora, fino a qui c'è solo la mortalità naturale. Da qui in poi inizia a crescere. Qui abbiamo una sopravvivenza del 40%, quindi una mortalità totale del 60%. Ovviamente aumenta il numero di nuove deposite, sotto invece abbiamo una situazione sulla pressione. Abbiamo una sicurezza uguale del 10% di una di testa molto forte, e questa è la situazione che c'era sul mio della valenza della glucosa, una qualche sistema. E quindi se noi già la conseguenza, il potere delle uova che è una eliminare e sopravvivere, quindi invece con le nuove deposite. Ma questo non è niente, non è la cosa, diciamo, peggiore. Il problema è quando una classe di nascita non va a buon fine, quando una riproduzione non va a buon fine. E nell'altro capita spesso, poi vedremo per cause diverse, può capitare che una grande classe di nascita sia poco consistente. In questo caso, se io non ho la classe di 2, vedete che non ho più un potere carbone, perché c'è solo questo oggetto che può deporre. Perché non lo perché la mia popolazione è corta. Nel caso invece sopra, se mi scompare la classe 2, perché cioè, se mi va male
la riproduzione quest'anno, dopo 2 anni non avrò la seconda. E quindi, però in questo caso, ho voluto vedere ancora la popolazione. Se anche manca la classe 2, ci sarà qualcuno che come la scuola, ci sarà più, questa è quella parola che adesso è diventata di moda, secondo me è un po' abusata, adeguata dalla mia opinione, la resilienza, si ha più capacità di recupero, la popolazione avrà un carro, ma riuscirà a recuperare. Nel terzo caso invece la popolazione non riesce più a recuperare, è quello che è successo alla Valle. Andiamo quindi a dire questa cosa, il tasso di mortalità quindi è importante, per quello che dicevo prima, perché la riduzione delle case di acqua adulte, la tutela, limitando il tasso di mortalità annuale all'interno della popolazione. Quindi riducendo il numero di persone che stanno nell'acqua, ad esempio, un tasso di mortalità del 40% annuale non va bene, è rischioso. Io sono 90 anni. Bisogna arrivare al massimo all'80%. Devo avere sempre un 20% di soggetti che sopravvive in modo che la popolazione si allunga e io ho un potere tamponi in casi negativi. Ecco, una delle cause è la sussistenza di una classe di massima non è un evento, può avere cause diverse. Qui avete deciso quello che è successo in inverno 2012-2013, il lago si è passato. La prima volta, il problema è che basta una notte in cui la temperatura va sotto zero, l'embrione gira e muore. Quando sono fuori dall'acqua, a gennaio è normale perché non è una notte da raggiungere. Infatti poi il padiglione è calato. E quindi questo diciamo, a questo punto, il pubblico di vetro dell'acqua, nei mesi invernali. Perché la strategia è una cosa più salvata, siccome sanno che non è febbraio, sono i mesi meno piovosi dell'anno, tendono a accumulare l'acqua a novembre e dicembre, fanno alzare l'acqua e lavorare con una nuova, se poi a gennaio, febbraio, si può. E la conseguenza, purtroppo, la conseguenza la vedete qua, invece, se non è nuova, viene imposta un mito della deposizione, perché 90 centimetri, quasi un metro, mi piace un caso. Può significare anche che sei troppo più di prima, perché la grandezza, quindi un metro in altezza è tanto. E di fatto funzionano tutte le uova. All'8 gennaio già c'erano tutte le uova in asciutta. E quindi, ricollegando questo discorso, perché è tanto fuori dalla popolazione, il lavarello non si è più ripreso. Perché c'era un tasso di mortalità del 90% all'anno. Allora, il sostegno della pesca, poi devo di concludere perché questo è troppo, allungando troppo. A sostegno dal 2002, a sostegno della pesca, si è nato un patrono in altri anni. Questo è quello che abbiamo prodotto l'anno scorso, nel 2021. Abbiamo messo in sostanza 1.600.000 lavarelli, quindi tra 1.400.000 tra le cose, tra 2 centimetri, 3 centimetri, 4 e mezzo, e 245.000 di il 4.5 poi abbiamo messo le luci, però questa è una prima, però diciamo che la parte più possibile cerchiamo di tamponare il danno sui lavarelli con le emissioni che abbiamo fatto in un'altra parte che adesso non dobbiamo fare. Poi vedete l'incubatorio, queste sono le motivi di avere una nuova fase di occupazione, di lavarello, di lavare di alimentazione, le maschere, che è bellissimo. Certo. Sì, poi utilizziamo anche due sistemi di allevamento. Allora, noi diciamo che portiamo una parte di allevamento di incubatorio, no? Quindi è stato un incubatorio. Una parte invece viene portata sulla parte che viene portata a
Poi se la vediamo in una piattaforma. La piattaforma, noi ovviamente qua vedete, se siamo parlando del nostro piano, che è anche diventato, quindi è lì che vi do l'acqua. Voi entri in ogni casa, abbiamo una gabbia, all'interno di ogni gabbia c'è una lampada. Poi vedete i pannelli solari, quasi sono rimane solari. Perché la lampadina? Perché come tornato ha una caratteristica che si chiama fototassi positiva. Con i moscerini d'estate quando accendete la luce sul balcone, con una calata della luce. Quindi i nostri lavoratori in gabbia mangiano, si alimentano sia di giorno che di notte, anzi, in pratica si alimentano più di notte che di giorno, perché di giorno mangiano tanto più pasta, trasportato dai correnti, e di notte invece quello che viene attirato. Generato dalla luce luminosa all'interno del gatto. E dopo circa 60 giorni, 50 giorni, arriviamo a produrre questi materiali di 4-6 cm che vengono riportati in agro di conta per l'emissione finale. Qui vedete le gatte, il lavaggio all'interno delle gatte, riusciamo a produrre 20 kg di biomassa per metro. Alla fine ci sono più pesci di acqua, produciamo 20.000, no, 25.000 di un grano solo, cioè 5 cm di un grano, sono 25 kg per gabbia, la gabbia è un metro cubo, un poco più di un metro. Quindi sono produzioni quasi da allevamento intensivo, cioè noi qui non usiamo mangimi. Sì, ma non usiamo nessun tipo di immagine, mangiano solo l'orlando, l'esempio dell'altro. In più facciamo un'ultima cosa per verificare l'efficacia dell'attività del popolamento che facciamo noi, no? Andiamo a marcare i nostri soggetti, tutti i lavaretti che vengono messi nell'acqua sono marcati. Come facciamo? Andiamo a marcare questi due corpuscoli, cassolini. Quelli che sono gli otoliti, vediamo anche noi dall'orecchio interno, invece alla schiuma, hanno gli otoliti nell'orecchio interno. L'unica parte calcificata alla schiuma sono gli otoliti, dove si entra il cartilagino. Noi andiamo a marcare questi quassolini, e vedete qui la trasmissione. Comunque, come facciamo a marcare? Perché la pianeta è l'unica parte che contiene il calcio, calcificata alla struttura, già alla nascita della larva. Noi facciamo un bagno di 3 ore circa in una sostanza innocua che si chiama risalina, che ha la caratteristica di legarsi al calcio, cioè si lega proprio al calcio. Dopodiché, quando dopo un anno e mezzo i lavarelli sono diventati 28 centimetri, circa, sono a 2 anni, noi andiamo a pescare, i pescatori testano i lavarelli, li filettano, ci facciamo consegnare le teste, dalle teste andiamo a estrarre gli otoliti, le sentite più grosse, e se sono diventati 5 centimetri di questa, se nella parte centrale, qua, nel posto, in una piccola 100 volte, c'è una pallina luminosa, vuol dire che sta arrivando più battaglia. Perché? Perché la rizzarina, oltre ad avere la caratteristica di legarsi al calcio, ha anche la caratteristica di emettere fluorescenza, cioè una luce, quando viene esposta ai raggi ultravioletti. Allora noi analizziamo gli otoliti al microscopio a raggi ultravioletti, la fluorescenza, a raggi ultravioletti, se compare la pallina luminosa vuol dire che la valella è morta, è uscita dall'acqua. E i risultati sono questi, vedete, con l'arica dell'arco praticamente i soggetti provenienti dalle costruzioni prelevati di tutto il lago, la particolare di marcato, cioè i soggetti provenienti dal laboratorio, va sulla valenza di carbon più, perché è una cura, va dal 40% al 78-76%. Quindi diciamo che l'efficacia dell'attività del lavoramento sul lavarello è sicuramente notevole. Qui stiamo parlando però solo del corrimone lavarello e non del corrimone mondello, perché in realtà ci sono due corrimoni.
Basta aver finito l'ultima cosa, c'è ancora voce, c'è la presa della presa, con la qualità dell'economia del territorio, rappresentata dalla fibra, la fibra che si è quelle che sono le idee. Tanto per darvi un'idea, il lago di Como, lo diceva un po' di anni fa, 200 tonnellate di pesce all'anno pregiato, 200 tonnellate di chiarastri. Scalate dalla pesca professionale, qui c'è la pesca di metà antica, e vedete che i coregoni rappresentavano circa 5-30 tonnellate. Purtroppo, a causa della legge, non so se lo messo questo, purtroppo a causa di una legge dell'aprile 2020 che vieta l'emissione delle specie autoctone in tutta Italia, noi da quest'anno non possiamo più immettere Lavarello, San Merino, Trotafario, e quindi diciamo, l'attività dell'incubatorio è stata stravolta completamente, stiamo facendo delle assenzioni di specie autoctone. Perché la Lavarello non è originaria della Valle di Como, è stata immessa nel 1885 e siccome questa legge va a stabilire come specie autoctone, quella immessa dopo la scoperta dell'America nel 1492, anche se la Lavarello è data da 150 anni, è considerata una specie autoctone. È una cosa assurda, però di fatto sicuramente sta danneggiando questa cosa, sta danneggiando le condizioni del territorio senza nessun senso. Cioè siamo tutti d'accordo che nessuno va a immettere il siluro, vuole immettere il siluro nell'acqua, però non si può mettere sullo stesso piano il siluro e la materia. Beh, è una cosa ridicola. Però è partita da Roma, ovviamente a Roma non sa mai che cos'è la materia. No? E quindi no? Purtroppo è così. Grazie. Grazie Alberto. Direi non siederti Alberto, ma se volete facciamo un momento un attimo di chiusura insieme, in cui se ci sono domande da porre ai relatori le possiamo porre, chiederei magari ai relatori di venire qua, se ci sono tre seghe, così siete a disposizione del pubblico. Ecco. Intanto io volevo chiedere un po' davanti, però volevo chiedere se vedevate la presenza della relazione tra l'esempio di microplastiche che ha avuto il primo stato delle acque. E anche allo stesso tempo fish che compaiono, scompaiono, diminuiscono, produzione che cambia. Tutto questo in relazione anche alla presenza nell'acqua di eventuali sostanze che non sono, sostanze tipo di diritti piuttosto che di origine magari industriale. Come queste sostanze, se ci sono ancora, vanno a influenzare l'accumulazione di pesci, come si legano alle microplastiche e se questa presenza viene in qualche modo in relazione anche all'aumento delle temperature, se aumenta o diminuisce con l'aumento delle temperature. Ecco questo. Non so se vuole partire. Io per conto mio lavoro con la Roberta Bettinetti che si occupa della valutazione. Sì, perché sennò veramente non si sente niente. Supervisor, diciamo, interno universitario che Roberta Bettinetti si occupa della valutazione dei diritti e principi nell'agricolo. So che ci sono, mi è stata riscontrata la presenza. Sebbene se non ci sono sostanze che sono state messe al bando un sacco di anni fa, quindi non è una contaminazione recente di sicuro, sono sostanze che sono state immesse quando ero in uso e sono ancora in giro, e probabilmente questo ritorno in circolazione di PCB è stato in parte anche legato allo scioglimento dei ghiacciai
in quanto queste sono sostanze che tendono ad accumularsi nei condensatori freddi, quindi per esempio i ghiacciai appunto, e sciogliendosi l'acqua di scioglimento ha aumentato un po' le concentrazioni a lago. So che hanno fatto degli studi, magari correggermi se sbaglio, anche sull'area, se non sbaglio, e è stata riscontrata la presenza di quantità molto basse, assolutamente al di sotto delle soglie di attenzione, e comunque poi bisogna anche considerare che sono contaminanti che si accumulano nel tessuto grasso, e quindi mi pare che in quel caso avessero fatto degli studi che si appuntano per fare dei frutti in particolare, e disidratandoli non c'era assolutamente nessun tipo di rischio. E per quanto riguarda le microplastiche, può essere correlato nel senso che le microplastiche possono assorbire questa tipologia di sostanze che poi vengono inserite dai pesci. Se le microplastiche vengono inserite dai pesci, possono essere rilasciate nei pesci, ma diciamo che sono tutte informazioni che abbiamo un po' in linea teorica, ma in linea pratica non le abbiamo ancora considerate. Ma bisogna, se posso continuare questo argomento, tenere conto che i pesci hanno proprio la capacità di accumulare sostanze che assorbono grossi quantitativi di acqua e hanno effetti funghi, chi più chi meno. Quindi su questo sicuramente più ci di me, però proprio per questo c'è una normativa che stabilisce qual è la quantità massima ammissibile di sostanze che possono essere presenti negli alimenti, che sono particolarmente difficili. E purtroppo abbiamo appunto visto che nell'acqua di Como ci sono, c'è una certa concentrazione, un gruppo di rubinetti ha cercato in Italia è stato messo a mano negli anni 70 del secolo scorso, quindi derivati di un po' deriva dai sedimenti, come abbiamo detto prima, ma addirittura si pensa dal sedimento dei ghiacciai. I ghiacciai hanno elaborato sostanze tossiche che piano piano stanno rilasciando. Quindi c'è una normativa che stabilisce come livello massimo possibile. E sono andati qui, non sono in libertà, però da medico che si occupa anche di tossicologia, devo comunque ricordare che c'è un effetto poi nel nostro organismo di sinergia con altri inquinanti, appunto siamo posti per via aerea, con il meno ci sono queste sostanze e non è una buona cosa. Sicuramente è meglio che le pesci in funzione. Il discorso particolare diventano le microplastiche, perché le microplastiche ormai le troviamo dappertutto, non solo le pesci, le troviamo nel sale, nel sale marino, le troviamo nel miele, e quindi noi ci stiamo riempendo, non so che ne prendi, e di nanoplastiche che sono quelle più piccole. Gli effetti tossici non sono ancora conosciuti, si stanno studiando, giustamente Anna, ricordate che però le microplastiche trascinano, non è tanto il tipo di nanoplastica che può essere pericoloso quanto il fatto di trascinare sostanze chimiche attitudini che sono state utilizzate durante la lavorazione e secondo qualche ricercatore anche possono trasportare batteri anche microorganismi che vengono a contatto per esempio stando in un ambiente sporco, stando in un lago inquinato, possono essere anche trasportatori di microorganismi. Meno di sostanze ci sono, indipendentemente dal fatto che finora non abbiamo, possiamo essere allarmisti e dire non mangiate più con i pesci dell'altro, perché sennò non sembra. Questo è un po'. Sono anche due cose da dire importanti quando si fanno queste indagini.
bisogna, secondo me, separare anche un po' la cioè le catene alimentari, perché le catene alimentari pelagiche sono completamente diverse dalle catene alimentari che partono dal fondo. Perché chiaramente, come è stato detto, i pinati generalmente vanno a finire nei sedimenti. E quindi, per esempio, la varella che si utilizza Branson, ormai diciamo, sulla catena alimentare sospesa, avrà sempre i valori bassi. Tanto per fare un esempio, quando c'è stato CERN, si andava a ricercare il cesio, e la varella non ha mai superato i 50 metri per chilo. Mentre invece nei pesci, sui pesci, che hanno catena alimentare, sfruttano la catena alimentare che parte dal fondo, avevano valori nettamente più alti. Per quanto riguarda invece i pesticidi, un altro aspetto che deve essere preso in seria considerazione, che spesso invece non lo è che la percentuale di grassi nei pesci, poi i pesticidi si fissano nei grassi, la percentuale di grassi nel pesce ha una variazione elevatissima nell'arco dell'anno. Tanto per fare un esempio, la varella, a parità di lunghezza, al mese di luglio pesa il 40% in più, e quel 40% in più sono grassi, che poi vengono consumati in autunno per la maturazione delle gonadi, delle ovaie, dei testicoli, eccetera, e per tutta l'attività che ne consegue. Quindi alla fine dell'inverno la percentuale di grassi è quasi a zero. Quindi se io vado a cercare i pesticidi nei grassi, li devo cercare a luglio, non a febbraio, perché chiaramente se no non li trovo. Quindi queste cose devono essere poi di noi, allora, questo è quello che riguarda la varella. I pesci invece che si riproducono come l'agone a giugno, l'agone al massimo percentuale di grassi in autunno. Quindi bisogna sapere queste cose per andare a valutare la presenza di grassi quando c'è la massima concentrazione di grassi in quella specie. Perché se io vado a rilevare i grassi dall'agone al mese di luglio, la base di pesticidi di informazione che posso dare, che è la ministra di tutto lo spettacolo di trasformazione. Abbiamo monitorato dei pesticidi nucleari superficiali e ancora nei dati del 2019 sono state rilevate concentrazioni di pesticidi superiori alla norma in Scozia. Quindi queste vanno a vivere nel lago. Fino al 2016 le concentrazioni elevate c'erano anche in Erba, in Brescia, che naturalmente ci stanno a stare dicendo. Questi cibi provocano. Se decidere che cosa va a prima. Secondo la ministra, sulla forza del lago ce ne sono più. C'è una forza concentrazione portata dall'esimo, che si trova dall'esimo, ricontrollare la settimana scorsa sul sito, e però c'è pesticidi che arrivano sia dall'attività agricola, ma arrivano anche dall'abuso che si fa domestico per i giardini, si può anche analizzare anche il singolo pesticida e capire che però sono dati ufficiali importanti sul sito per ricontrollare la settimana scorsa in occasione di questo evento. Aneddoto anche la mia ricorda se la opera è così con la madre, allora non farei tutta la prima perché ci sono attività industriali. Il cose sicuramente per chi c'è fatto una famiglia. Grazie. Non so se ci sia una domanda, prego. Sì, vorrei tolgo la mascherina che è una informazione. Lo sapete solo su microcattazioni, dato come ci sono, perché sappiamo che ne ha fatto progetto delle microcattazioni per introdurre sui fiumi. Quindi ora capire se si può uscire da questa situazione. Per piccole dubbie, però non si può agire, perché è passata come la girarina. Quindi lo sapere se in altre parti ci sono una situazione di mercato. Io non conosco bene la situazione, so che è un problema soprattutto in alto lago e crea sicuramente problematiche, perché la norma stabilisce che queste
captazione possono esserci, ma non devono alterare più di tanto la quantità di acqua che scorre nel torrente. E spesso invece questa quantità di acqua viene superata. Quindi so che c'è un contenzioso anche tra gli enti locali, i gestori di questi impianti e anche la popolazione a valle, che si vede frustrato il corso d'acqua. Però più di tanto non conosco la situazione, perché ripeto, nel basso bacino non pare che sia questo problema, ci sono problemi molto grandi. Altre domande? Volevo chiedere, visto che la Varenne non è considerata autoctona, quali sono le specie accettate nella regione, nell'area di Rimini? La stanno stilando adesso, ci sono 2 anni di tempo, fino a dicembre 2023, c'è un'apposita commissione che dovrà stilare la lista delle specie autoctone, tra le allocone, para-autoctone, quindi ci sarà anche una via di mezzo, non si capisce bene, però di fatto. Perché se dovessimo andare indietro di 1000 anni o anche di più, a capire che nell'ambito di Como di autoctono c'è solo la buona, che risaliva dal mare. Quindi, perché anche la carpa, la finca, sono veramente introduzioni fatte in tempi molto più lontani, però diciamo che attualmente quelli, è più facile dire quelli che non, cioè, tutti i cipriti sono autoctoni. Quelli che non sono originari del lago sono sicuramente il siluro, il lucioperca, la bramide, c'è anche quella, il nardone, che non ci prima non è originario, e poi appunto il salmerino alpino è stato immesso nel 1930 dalla Bulizzug, quindi non è autoctono, il lavarello è stato immesso nel 1885 al lago di Costanza, quindi non è considerato autoctono, e poi anche la Trota Fabio, se c'è un dibattito tra la Trota Mediterranea e la Trota Fabio, che sembra che sia, forse può essere autoctona la Trota Mediterranea, questa invece quella che viene immessa nei torrenti, che è stata immessa negli ultimi anni, che era la Trota Stalattitica, che effettivamente non è autoctona. E quindi c'è questo gruppo, questa commissione che dovrà stabilire quali sono le specie autoctone che si potranno popolare. Però ripeto, non ha senso. Se è giusto comunque evitare le emissioni di specie autoctone, perché poi i grossi danni sono stati fatti negli ultimi 30-50 anni, il siluro, la bramide, soprattutto anche la domina della Brianza. Carassi, Gardone, eccetera, tutte le introduzioni che sono state fatte negli ultimi decenni. Qui purtroppo non viene fatta una distinzione tra introduzioni positive e introduzioni invece negative, perché quella è la differenza. Perché se no, allora anche sulle piante possiamo dire la stessa cosa. E allora togliamo, eliminiamo anche l'apicoltura, perché le api fanno miele sulla caccia, il silvio, il castagno, e tutti e tre non sono originari, però chi ha introdotto il castagno in Italia meriterebbe una statua, perché è una pianta bellissima, fa un legno ottimo, ha dato da sopravvivere la nostra popolazione durante la guerra, fa miele, più fa anche i funghi, quindi è meglio di così. Quindi non, secondo me la distinzione andrebbe fatta tra i punti, perché quando è stato introdotto il lavarello è stato fatto fiori di uno studio, da fiori di teologi, in Pavese, di Filippi, teologi di allora, che avevano stabilito che poteva essere un'introduzione positiva nella ricorda. E quindi non è stata un'emissione casuale, aveva comunque alle spalle lo studio. Però purtroppo la situazione attuale è questa, quindi tutti gli incubatori della Lombardia sono fermi più o meno per questo motivo. Non spero, contro il lucioperca, contro il pesce silvio, cosa si può fare? Sono pescabili, sono pescabili. Allora, sui piccoli laghi adesso stanno facendo
operazioni di testa sportiva, fa delle, delle uscite con gli elettrostatitori, con la corrente elettrica, un attrezzo che praticamente permette di prendere i soggetti, perché poi siccome si crea una differenza di potenziale tra la testa e la coda, più un colpisce più viene chiarato dal solare e quindi vengono, diciamo, prelevati con questo sistema. Nel lago di Como invece adesso è stata introdotta una nuova rete, è stata autorizzata una rete pelagica di maglia 80 mm di largo, cioè molto grossa, dove non restano ovviamente la maglia, che dovrebbe catturare i silurri in ambiente pelagico. Perché vanno in ambiente pelagico a mangiare pesci che restano in rete, mangiano gli agori, mangiano pesci che restano in rete. Quindi, diciamo che con questa nuova rete autorizzata, però anche è un po' una battaglia di primo lineamento, nel senso che cioè, ormai il livello c'è, se li produce ce ne saranno sempre. Purtroppo ormai quando una specie entra in un ambiente steppala diventa impossibile. Si cerca di tenerla sotto controllo, però purtroppo eliminarla sarà sicuramente impossibile. Grazie. Se non ci sono altre domande, ringrazierei l'atelier della Vince per questo pomeriggio e poi quindi, appunto, se siamo lì di rimanere qua con queste due chiacchiere al momento dello spazio del tempo. Intanto grazie a tutti. E ovviamente potete trovare la diretta di questa conferenza sulle fasi di informazione, che ringraziamo e grazie a voi ovviamente.